Buongiorno, buonasera a tutti voi. Che si dice in Italia? Auguri a tutti comunque di buone feste, buon Natale. Mi sono svegliato io da poco, sono un pochettino a riposare, mi faceva male la testa. Ma nonostante ciò che c'è mal di testa, vi ho promesso di entrare in diretta e così ho fatto. Oggi andremo comunque a fare le arancine, arancine al burro e alla carne. Io la preparazione l'ho già fatta. Però man mano che vado facendo la ricetta vi vado spiegando tutti i passaggi. Allora, per prima cosa, oggi ho sbollentato, ho cucinato il riso. La ricetta del riso, delle arancine, comunque ve l'ho data prima di Santa Lucia, perciò se volete, diciamo, vedervi l'inizio, potete andare a vedervi la diretta che ho fatto prima di Santa Lucia. Comunque, la preparazione del riso va fatta. Mettere un pentolone d'acqua per ogni litro, per ogni chilo di riso andremo a utilizzare 200, 2 litri e 2 di acqua circa. Perciò in questo caso io ho fatto 1,5 kg di riso e sono andato a mettere 3 litri e mezzo d'acqua circa. In un pentolone andremo a mettere dell'acqua, del sale, del pepe, 2 fogli d'alloro, una tavoloccia di burro. Sale, pepe, l'ho detto, burro e del dado e dello zafferano. Quando il riso comunque, quando l'acqua sarà già in ebollizione, vado a calare il riso. Il riso ho già spiegato comunque che per avere una buona cottura e chiusura delle arancine andremo ad utilizzare due tipi di riso, il parboiled e alboiled, sì, per meglio dire, il riso quello giallo e quello bianco. Normalmente il riso giallo è quello che ti trattiene la cottura e rimane al dente. Quello bianco invece, che andremo a mettere in quantità metà, no? C'è cioè 1 chilo di riso giallo e metà, mezzo chilo di quello bianco. Quello bianco invece, siccome necessita di meno cottura e non c'è la crusca diciamo, attorno, si andrà a scucinare. E quello che respiro io è questo, no? Otteniamo una lega naturale, perciò il riso giallo manterrà la cottura, quello bianco che andrà a scucinarsi andrà a fare da lega alle arancine. Riguardo al ripieno, ho due tipi di ripieno, quello alla carne con piselli e quello diciamo alla besciamella e prosciutto. Quello alla carne non ho fatto altro che oggi fare diciamo, la bolognese dove sono andato a fare la lasagna, con quello che mi è rimasto diciamo, no, vado a fare il ripieno per le arancine. Quella invece al burro, la stessa cosa, no? Ho conservato un po' di besciamella di oggi e andrò a unire del prosciutto. Comunque, man mano vi spiegherò i passaggi. Vieni, Paolo. Allora, innanzitutto qua abbiamo della besciamella. Nella besciamella vado a unire del prosciutto tagliato a dadine. Prendo il prosciutto, lo taglio a dadine piccolo piccolo, in questo modo. E la unisco con gente di qua nella besciamella. Lo aggiungo un pochettino di parmigiano. E questo è il ripieno per le arancine al burro, con la quantità di prosciutto, di besciamella e ad occhio, chi più ne vuole più ne mette, e così via. Vedete, questa è la besciamella che mi è rimasta oggi nella lasagna.
ancora mi serve un pochettino bianca e andrò ad aggiungere un altro poco di prosciutto che non guasta. Invece, vedete, abbiamo il tritato carne e piselli della bolognese. Ora, normalmente va usata in questo modo direttamente. Io qua faccio una piccola variante per un semplice gusto personale, però non è detto. Vado ad aggiungere 2 cucchiai rimolli di farina e ripeto, ragazzi, questa è una variante personale. La farina mi va ad asciugare innanzitutto il liquido in eccesso e poi va a dare comunque un colore rosastro, un po' rosa, vedete? Un po' rosa al tritato, cioè non sarà proprio rosso rosso come avete visto poco fa, ma rosa e va asciugare. Vado ad aggiungere anche un po' di parmigiano. Per dare anche un po' di gusto all'interno di formaggio. E questo è il ripieno dell'arancina da carne. Dov'è la busta? Qui ho già messo la busta. Ora, questa invece è della farina, dove io comunque vado a fare la lega per la panatura delle arancine. Normalmente si fa questa lega a Palermo, la fanno a Catania, la fanno passando l'arancina nell'uovo sbattuto. A me comunque non piace tanto lavorare con le uova, la vado a fare comunque a modo mio, che con fare una lega, una pastella di acqua e farina e vado ad aggiungere. Vado ad aggiungere un po' di sale, dell'acqua fredda. Vedete? Basta solamente acqua e farina, un po' di sale e fare una pastella abbastanza liquida. E mettiamo da parte. Adesso andiamo comunque a chiudere le nostre arancine. Iniziamo con quelle alla carne. Allora, per chiudere le arancine in modo sistemato, dovete sempre avere a portata di mano una vaginella con un pochettino d'acqua e, molto importante, un panno al vostro grembiule o portatile. Poi vi spiegherò perché il panno.
Ora, per chiudere le arancine bisogna avere sempre comunque le mani bagnate, bisogna avere, e pulite. Si prende del riso, che come vi ho detto, no? L'ho precedentemente cotto. Il riso va cotto con del brodo fatto di sale, pepe, sale, pepe, una tavoloccia di burro e dello zafferano e due fogli di alloro. Vedete? Vado a farmi un cesto così, vado a mettere un tappo sopra e vado a chiudere le mie arancine. Vedete? Il riso comunque non va mai preso di un solo colore, perché se voi andrete a utilizzare il riso solamente giallo, vi capita che il riso, diciamo, no, rimane duro e non va a fare, diciamo, non va a legare, come in questo caso. Se andrete invece ad utilizzare il riso solamente bianco, il riso bianco si scucina e mangerete voi arancine alla crema del riso. Perciò, dove sta il trucco? Il trucco sta unire i due riso, metà il riso bianco per avere la legatura e il doppio di riso giallo. Vedete qua il riso? Voi vedete, sono chicchi interi e chicchi scotti. I chicchi, quelli interi, sono ben croccanti al dente, li sentirete dentro al dente. Invece, quello sfarinato serve proprio per avere delle arancine abbastanza chiuse. Unite sempre un cucchiaio, mezzo cucchiaio di carne, mettete qua nel tappo sopra e andremo, vedete, a chiudere, si chiudono da sole. Ora, molto importante comunque è la pulitura delle mani, avere le mani sempre pulite, bagnate, questo vi faciliterà il lavoro e potrete in questo modo andare a fare tantissime arancine. Vedete? Ad ogni arancina vado a lavarmi le mani, almeno ad bagnarle. Mi faccio il famoso ruzzoletto, basta fare un ponte, decidete. Vado a mettere sempre mezzo cucchiaio di carne all'interno ed andrò a chiuderle in questo modo. Io resto comunque, sto facendo delle arancine abbastanza grosse, ma se li fate più piccoline è ancora meglio, li mangiate due al posto di una e verranno più saporite, vedete? Troppo grandi comunque. Fate tipo una conca nella mano, mano sempre asciutta e pulita, altrimenti si attaccherà alla mano, non riuscite più a lavorare. Mettete un cucchiaio della carne, un pochettino sopra del riso, così, e andrete a chiudere e buttare via quello in più. Ricordate sempre di avere le mani pulite, in questo modo l'arancina, vedete, scivola da sé, non attacca le mani e avrete una forma più sferica. Queste proprio grosse, togliamo un po'. Adesso vado a fare un altro paio. Vedete, fate una conca. Vedete, della carne all'interno.
mettete il tappo sopra e andremo a chiuderla. Spero comunque che state passando un bel Natale in famiglia, tranquilli. Noi purtroppo quest'anno abbiamo deciso di rimanere a casa, di non fare il Natale da nessun posto, anche perché onestamente siamo un pochettino seccati. E niente, il nostro Natale oggi è un giorno semplice. Non abbiamo fatto l'albero di Natale quest'anno. Non abbiamo fatto il presepe, non abbiamo messo le luci e non faremo neanche i doni di Natale. Perché il Natale comunque per noi è una festa che va fatta in allegria, va fatta in famiglia, va fatta con l'unione della famiglia e con i presenti, no? Andare lì a fare l'albero di Natale, a fare il presepe, a scambiarci i doni. E fare finta che niente è successo, comunque non è il caso. Noi anche poi quest'anno abbiamo avuto delle perdite molto care, perché c'è molte persone che con cui trascorrevamo il Natale quest'anno non ci saranno, non ci sono, perciò per quest'anno verrà tutto rimandato al prossimo anno. Allora, queste sono le arancine alla carne, già comunque ne ho fatte 6, quelle che andremo a mangiare noi. Lo facciamo un attimo, non si può sapere mai, viene qualche ospite. Sono delle bombe, non sono delle arancine, le ho fatte belle grandi, così uno ne mangia una ed è a posto. Poi quelle mini le facciamo per domani, quelle mini, quelle piccolissime. Queste sono per mangiare tutte stasera. Ciao mamma, se sei in linea, Non come c'è stai? niente. Non sei in linea, ma... Avere sempre una porta di mano, una bacinella con l'acqua dove andrete a pulire le vostre mani o bagnarle. E queste sono le arancine alla carne. Adesso cambiamo. Al buco. La stessa cosa. Bagnarsi le mani. Mettersi del riso in mano, schiacciarlo in questo modo. Creare una conca e andrete a mettere un cucchiaio, vedete? Di sta bontà all'interno, non troppo, altrimenti poi non si riesce a chiudere. Mettete il coperchio. A sto punto fate delle forme non più rotonde ma ovali, a forma di uovo. Uovo di struzzo, perciò prendete del riso, mettetelo nelle mani, assicuratevi che le mani siano pulite e bagnate, fate una conca, andate a mettere il ripieno, invece di dare una forma, diciamo, sferica, rotonda, date una forma ovale, tipo uovo di struzzo. Guardate che bello, va, bello grosso e croccante. Allora, prendete del riso. Qua, lavoriamolo un po', altrimenti prendete del riso. Oggi io li sto andando a fare abbastanza grandi, ma Non normalmente so. si fanno più piccoli. Se qualcuno ha delle domande, li scriva, che il cameraman me li conferma. Fate una conca, andate a mettere un cucchiaio abbondante del nostro composto.
andremo a mettere il tappo sopra, quello in più lo butteremo lì dentro e faremo una chiusura a forma sferica, a forma ovale, scusate. Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fare. Vedete del riso, fate una forma e la mano, mettete un cucchiaio abbondante di questo composto, andiamo a chiudere ogni tanto, ricordatevi di pulirvi le mani e di bagnarveli, così andate a chiudere meglio le vostre arancine. E queste sono le famose arancine al burro e carne. Io ho avuto una friggitoria a Palermo, a modo mio, perché la conoscesse, per 3 anni, perciò ho chiuso più, penso, ce ne sono 10.000 arancine in 3 anni, perciò ho molta praticità, praticità, come si dice. Ok. Facciamo le ultime due e poi andremo avanti. Aspetta, già continua. Fine. Continua. Fine, per voi continuare a trasmettere in diretta, continuate, continuate. Andiamo, ok? Ok. Continuando? Sì. Non ti distrarre a mandare qua i saluti come No, ma cosa io non ho fai? mandato Sì, niente. tutte cose vanno da solo. Ok, andiamo a chiudere le arancine in questo modo. Avete sempre cura di avere le mani bagnate e pulite. Se le mani non saranno pulite, se le mani non saranno bagnate, riuscirete a chiudere solamente una o due arancine, non di più. Perciò in cucina quello che regna è ordine e pulizia, quelle che tante non hanno. Allora, facciamo l'ultimo. Il riso va utilizzato 1 chilo per ogni chilo, 1 chilo di riso quello giallo che servirà a mantenere la cottura e mezzo chilo di riso bianco. Il riso va
buttato in pentola quando l'acqua, il brodo raggiunge l'ebollizione, il brodo che andiamo a utilizzare sarà fatto di acqua, sale, pepe, foglie di alloro, zafferano e una tavoloccia di burro. Quando andremo a versare il riso per la cottura, non bisogna, cioè bisogna innanzitutto prima immischiare i due tipi di riso, poi buttarli nell'acqua, dopo che avete buttato l'acqua non lo dovete più toccare finché il riso non avrà assorbito tutta l'acqua, l'acqua sarà evaporata e spunteranno dei buchi. Dopo che avete fatto questo procedimento, mettere il riso in una grande teglia o in un banco di lavoro per permettere di farla raffreddare. Sposto per qualche tempo. Detto e fatto ciò, adesso noi passeremo alla panatura. Secondo che tolgo di mezzo quello che non serve. Passiamo a questa panatura. Questa sarà la nostra lega. Non ho fatto altro che unire acqua, farina e sale, perché io, come vi ho spiegato già, non vado a fare la panatura con l'uovo. Uno, perché le uova, diciamo, hanno salmonelle, no? E quindi le uova sono fresche. E due, perché a me piace la panatura croccante. Facendola con le uova, la panatura non risulterà abbastanza croccante. Invece, facendo una panatura con acqua e farina, con una lega di acqua e farina, il risultato è molto diverso. E questo sono i passaggi. Ecco qua, così vedete meglio, no? A questo punto della farina, io ho unito farina tipo zero, no? Quella bianca, un pochettino di rimacinato. Andrò a fare una prima panatura con la farina sola, in tutte le arancine. In questo modo, le arancine, diciamo, no? La farina, diciamo, andrà a assorbire i liquidi in eccesso in più e permetterà una migliore legatura con la lega e farina. Vedete? Una prima panatura la andrò a fare in questo modo. Vedete? Solamente di farina. Vedete? Così assorbirà, comunque la farina assorbisce i liquidi in eccesso. È tutta carica, forse. Ok, dopo che andremo a fare una prima paratura con la farina, andrò a passare prima nella lega acqua e farina, poi
nella mollica, vedete? Ora guardate bene, amici miei, quando andrete a panare qualsiasi cosa nella vita, no? Questo lo insegnerò alla scuola alberghiera. In questo caso le ragine, voi dovete sempre avere una mano, diciamo, per bagnare la carne, o in questo caso le ragine, nella lega, uovo o besciamella che sia, vedete? Io mi sporco solamente una mano. L'altra mano serve per la panatura, perciò mai utilizzare tutte e due le mani per la legatura, altrimenti avrete le mani entrambe sporche, no? E bagnate di farina, e non farete altro che fare dei grumi, ok? Perciò una mano, vedete, guardate qui, questo momento servirà per la legatura, cioè quella che andrà a bagnare, vedete? Io utilizzo sempre una mano. L'altra mano invece sarà per l'impanatura dell'arancina. Vedete, le mani sempre pulite. Una mano servirà per quando andrete a bagnarvi le mani. L'altra mano servirà per la panatura. Vedete? In questo modo la mollica non farà grumi e potete lavorare. Nel frattempo andrò a mettere l'olio a riscaldare. Le mani, vedete, devono essere completamente asciutte. E solo a questo punto inizierò a panare le arancine, vedete? Mani asciutte e pulite, arancine asciutte e pulite. Così verrà un lavoro liscio e pulito. Nel frattempo l'olio si sta riscaldando. Vedete? Non c'è neanche un grumo. Perciò dopo che andremo a sbollentare il riso con dell'acqua, dell'alloro, del sale, pepe, del dado e dello zafferano, andremo a unire il riso dopo la bollizione dello stesso brodo. Una volta versato il riso, non necessita più di andarlo a girare, farendolo danni, lasciare che il riso cucini da sé lentamente. Quando l'acqua sarà completamente evaporata e vedete dei buchi comunque, no? Attorno alla pentola, vuol dire che il riso è cotto. L'importante è conoscere le dosi. Le dosi per ogni chilo di riso, ve l'ho già detto, variano dai 2 litri e 2 litri e 2, 2 litri e 3. Questo a seconda del tipo di riso che andate a utilizzare e del tempo di cottura che necessita. Ma io normalmente ne metto 2 litri, 2 litri e 2, come ho fatto in questo caso. Vedete qua, ragazzi? Mollica perfettamente pulita, vedete? Non sono grumi. Arancine perfettamente lisce. E così andrò a continuare, no? Prendo l'arancina, vedete? Con una mano la vado a bagnare, con una mano solamente. Con l'altra mano, sarebbe questa, asciutta, vado a mettere la mollica. Vedete, allora sempre così, un piano di lavoro pulito. Con una mano, vedete, vado a bagnare. Vedete, asciugo la pastella in eccesso. Con l'altra mano, invece, vado a passare la mollica. E ci riepiloghiamo. Con una mano andrò a bagnarla. Aspetto che si asciughi, cioè che espelli il liquido in eccesso. Con la mano quella asciutta andrò a infarinare o a panare. Facciamo l'ultima. E Dio ci accompagni stasera. Vedete?
mi sono levato. Allora, prendiamo le nostre arancine con le mani pulite e completiamo la panatura. A questo punto, vedete, le arancine sono state panate, aspettiamo solo che l'olio si bollisca, che arriva a temperatura, e andrò a fare comunque i vostri saluti. Allora, amici, grazie di esserci, vedo che siete in tanti, saluto a Carmelo Macchi, ciao Carmelo, un abbraccio a te e a tutta la famiglia, a tuo figlio, a tua moglie, spero di vederti presto e passare un'altra bella giornata con te come abbiamo fatto all'Aschere con mio fratello Piero. Ciao a Paolo Primavera, auguri Paolo, tantissimi auguri a te in famiglia. Antonio Lanza, auguri e grazie di esserci. Un abbraccio anche ad Achille, Cammarota, non vedo bene, da lontano. Un abbraccio a te in famiglia, Achille. Un abbraccio e un saluto al mio carissimo amico Vincenzo Passafiume. Ciao Vincenzo Passafiume. Sei un grande amico, lo sai, ti voglio bene. Abbiamo fatto le scuole assieme e ci unisce anche il giorno del compleanno, 8 maggio del 79, tu del 78 io. Un abbraccio, Vincenzo. Un saluto anche a Maurizio Pagoria. Grazie, Maurizio, di esserci. Un abbraccio a Maria Stefano Ariaguardi. Un abbraccio a te in famiglia, auguri. Auguri anche a Stefano Scifo. Ciao, Stefano. Tantissimi auguri. Saluti anche a tuo fratello, quando lo vedi lo senti. Fabio Rosanero, un abbraccio anche a te, Forza Palermo. Nuccio Andrea Cardellino, ti saluto e ti ringrazio. Nuccio Andrea Cardellino, l'ho letto. Franco Cardia, ciao Franco. Un abbraccio a te e alla famiglia, un bacio a tutto Sciara. Gregorio Rinolla, ciao Gregorio. Bello, hai pira, hai pume banane. Io mi ricordo papà, Gregorio, che era forte tuo papà. Saluto a papà, Franco. Ciao a Giussi Russotto. A Mary Nicoletti, ciao Mary, un abbraccio a te, a tutta la tua famiglia, alla suocera, in particolare alla suocera, al tuo suocero e anche a Ivan. Ciao Ivan, un abbraccio a te e tutto Prato, spero che passerete un bellissimo Natale, veramente tutta la famiglia. Ciao Luigi Porretta, grazie Luigi, ciao al Gaetano Buggio, ciao al Alex Scorsone, grazie Alex, auguri anche a te famiglia. Massimiliano Fracchiola, ciao Massimiliano, ciao, un abbraccio, spero che oggi comunque sei a casa con i tuoi figli, con la tua moglie, la bellissima moglie e figli che hai, che il lavoro comunque non manchi. Ciao Massimo, quando vuoi sono Heidelberg, noi ci vediamo spesso. Un abbraccio ad Antonio Sinagra, grazie Antonio Sinagra, a Massimiliano Fracchiola, giusto, a Pietro Blando, cioè Pino Blando, scusate, ciao Blando, a Giovanni Sansone, un abbraccio tra la famiglia Sansone, siete tantissimi Sansone, perciò. Alessandro Nasca, ciao Alessandro, ciao, auguri a te, alla mamma, papà, alla sorellina e ai tuoi fratelli che c'hai, un abbraccio veramente di cuore, una famiglia stupenda, famiglia Nasca, educazione, vai, gente così educata, pochi. Gabriele Di Sano, grazie Agostino Graziano, ti abbraccio. Giuseppe Rizzo, un abbraccio, un saluto a tutta la famiglia Rizzo, anche voi siete centinaia. Passafiume, no, Pasqualino Flasconaro, anche a te ti saluto. Ah, Eustachio d'amore, ciao Eustachio, un abbraccio anche a te, a tuo fratello e alle tre stupende sorelle che c'hai, a Rosa, Orso e Giovanna, non li posso mai dimenticare.
Antonio Russo, un abbraccio. A Sara Battaglia, anche a te un abbraccio, un saluto. Sergio Spallino, ti ringrazio, auguri anche a te, buone feste. Rosetta Arrigo, ciao Rosetta, saluti a tuo marito, a tutta la famiglia. Arrigo, salutami, no? Loredana Cipriani, ti ringrazio, ci stai guardando. A Salamoia Giovanni, anche a te un abbraccio. Oh, Zuvice, da scuola. Zuvice, che fa? Zuvice, Zuvice. Ben ricordo. Ciao, Zubice, un auguri a te e alla bellissima famiglia. Tu c'hai dei due figli, ne conosco due, no? Ad Anna e al maschio. Veramente, bravissime persone, che stimo e voglio bene. Ciao a Gianluca, Chiara, un abbraccio a tutta la famiglia Chiara, a tutti Chiara. I Chiara sono la mia famiglia. C'è nulla che dico Gianluca, un amico, Enzo, un amico. No, i Chiara sono tutta la razza amici miei. Famiglia mia, vi voglio bene a tutti. Fabio Dionisio, ti saluto. Fabio, un abbraccio, spero che stai bene. A Sara Battaglia, anche a te ti saluto. Grazie, Sara. Rosa Callari, signora Callari, i miei rispetti, buongiorno e auguri. A Vita Maria Belfiore, ciao Vita, oh vita, oh vita mia, oh cuore, lo primo amore. Ciao Vita, ti conosco mi conosci da bambino. Scalia, vai, viva, come si legge? Viver, in tedesco sarebbe Pfeiffer. Boh, comunque, ciao Scalia, un abbraccio, scusa non so pronunciare il tuo nome, Viver. San Severio Sciolino, ciao alla famiglia Sciolino, a Giuseppe Sodano, un abbraccio, ciao anche a te Peppe, Giovanni Di Liberto, grazie Riesi, ciao auguri, Vincenzo Polverino, auguri Gioacchino. Ciao, ma vado veloce perché l'olio si sta bruciando, va a riscaldarsi. Auguri anche a Gioacchino Sciama, a Nicola Mondalia, a Idel Dani. Ciao Daniel, ti raccomando, auguri, abbracciami tanto tantissimo a tua suocera, abbracciami tantissimo e baciami due volte a tua moglie, vi voglio bene, ci vedremo presto a Torino. Ciao Irina, ciao zia Elena. Salvatore Cullo, ti saluto, anche a te, Giuseppe Chiara, Peppe Chiara, un fratello, niente da dire, Carmelo Sostanza, ciao Sostanza, mi sono ricordato di dare i tuoi saluti al mio figlioccio, nonché fratello e amico, Santo Costanza, Santo lo sentirò comunque più tardi, mi ricorderò dei tuoi saluti. Ciao a Vincenzo Muscarella, anzi anche se non c'è Lina, Santo, mio figlioccio, ti voglio bene, hai saluti di tuo cugino che è qui in Germania. Vincenzo Muscarella, ti abbraccio. Ciao Vincenzo! Vincenzo è anche un mio, diciamo, un mio cugino, simpaticone, abbiamo suonato nella banda musicale del paese, lui il tamburino e il sax, hai un bel ricordo di questo ragazzo. Giuseppe Chiara, Giuseppe Sapiex, ti saluto. Giacomo e Giuseppe Rizzo, un abbraccio alla famiglia Rizzo e anche a te Giacomo. Giusy Zacco, ciao Giusy! Un abbraccio, ti voglio bene Giusy! Ma Matteo Zanghi ti saluto, Fabio Carlucci ti saluto, ma siete veramente tanti, auguri a te e a famiglia, grazie per gli auguri, a Fabio Carlucci anche a te grazie dei saluti, ma qua siete ancora tantissimi, Vincenzo Aiuppa ti saluto, Vincenzo Aiuppa, Daniele Culotta, un abbraccio alla famiglia Culotta, Machir ti ho già salutato, Edoardo Baragona, un abbraccio alla famiglia Baragona, Frank Franciamore, how are you? Ciao Frank! Ciao Francesco, un abbraccio a tutta, ma a tutta famiglia e razza Franciamore. Siete delle persone che vi adoro, vi stimo, vi voglio bene. Perciò saluto te, saluto la mamma, saluto i tuoi cugini, saluto a Zafiridda che è a Sciara, saluto ai figli della Zafiridda, a Franco, a Totò, ciao famiglia, a tutti i Franciamore, vi voglio bene, vi rispetto e vi saluto. Tantissimi auguri. A Leonardo Massa, a Leonardo. A Marsala Leonardo, stavo pensando, sai chi stavo pensando? A Totò Marsala, quello è mio figlio, c'è un pezzo di cuore. Beh, saluto sia a te, Marsala Leonardo, che a Tony e Antonino Marsala che è qua in Germania. Ciao a tutti voi, Franco Cardieva, salutato, Salvatore Muscarella, ciao Salvatore, grazie, auguri anche a te. Giovanni Mangiafrida, un abbraccio anche a te, Giovanni, grazie, Salvatore Muscarella, ti ho salutato, Paolo Primavera. Privitera, ti saluto, Antonio Lanza, ti saluto, Achille Costanza, ti saluto, Vincenzo Passafiume, un mio carissimo amico. Ciao a Diego Buonocorso, ciao Diego, un abbraccio a te, grazie, auguri. Vincenzo Aiuppa, ok, adesso guardate, devo andare avanti. Con le lancine dobbiamo chiudere la diretta. Allora, questo, noi si gira la telecamera.
Questo è l'olio che è già andato in ebollizione, mettete il dito, non lo fate, sto scherzando, mettete il dito per vedere la temperatura. Io la vado a occhio, ma c'ho anche il termometro, ma non ce l'ho in questo momento a portata di mano. Però per vedere la temperatura dell'olio basta mettere della mollica, vedete? Buttarla all'interno. Se la mollica sale e frigge, vedete, l'olio è abbastanza caldo. O altrimenti fate come a Palermo, no? A Palermo sapete come è fatto? Puh! Scherziamo comunque, no? E fanno l'olio. Il termometro ce l'ho giù, vero? Ok, l'olio diciamo è abbastanza caldo. Andremo a versare. Dammi la paletta. Allora, tu guarda. Allora. Quando l'olio sarà abbastanza caldo, prendete la ragina, aiutatevi comunque. A parte gli scherzi con una paletta, con i buchi, così evitate comunque di bruciarvi, perché è facile bruciarvi, andiamo a calare l'arancino all'interno, così, visto? Adesso c'è troppo olio, comunque ne metterò una alla volta. Oh, dovremmo andare a togliere un po' d'olio. Vedete, ho messo troppo olio, perciò posso cucinarle una alla volta. Vedete, l'olio sta cucinando. Cristian! Della nocciolina. No. Allora, l'arancina è quasi pronta. Vado a togliere un po' di olio, altrimenti non finiremo più di cucinare l'arancina qua. Andrò ad aggiungere un'altra arancina. Quando l'arancina avrà raggiunto questo colore, vedete, bello biondo, andremo a metterlo in un piatto con tovagliolo. In questo modo, vedete, ce ne passano due.
Allora, carissimi amici, la diretta è quasi finita. Vi ho spiegato già, comunque, nella diretta del 12, mi sembra, di dicembre, tutto il procedimento di come vanno fatte le arancine, perché se vi manca qualche passaggio, sapete, difficoltà, ad esempio, per la cottura del riso o per il ripieno di carne e piselli, andrete a trovare la ricetta completa prima di Santa Lucia, che ho fatto la famosa ricetta, diciamo, dell'arancina, no? Oggi, per accorciare i tempi, diciamo, visto che già vi ho spiegato le basi, me le sono preparate, no? Perciò, per fare un riepilogo veloce, prendete un pentolone, mettete per ogni chilo di riso 2 litri e 2 di acqua, andrete ad aggiungere all'oro sale, pepe, una tavoloccia di burro e del dado. Quando l'acqua andrà in ebollizione, metterete il riso, io utilizzo due tipi di riso, vi ho spiegato già mille volte il motivo, il riso giallo e il riso bianco. Il riso bianco, no, che sarà al 50%, no? Si andrà a cucinare e creerà una lega nel vostro composto. Invece il riso giallo manterrà la cottura. Dopo che il riso sarà cotto, diciamo, no? Comunque il riso, una volta messo in pentola, ho già spiegato, non necessita di essere in nessun modo gelato, andate a fare solamente del danno. Lasciare comunque abbassare la fiamma, lasciare evaporare l'acqua piano piano, avendo queste dose che vi ho dato, perciò il riso sarà pronto quando l'acqua sarà completamente evaporata ci saranno dei buchi. Allora, per caso il riso è freddo, prendere il riso e metterlo in una teglia abbastanza grande e lasciarlo raffreddare per mezza giornata. Poi, quando, diciamo, avrete fatto raffreddare il vostro riso, avvicinate un po', dovete dare, quando il riso sarà raffreddato e avrete voi, diciamo, già la vostra base già fatta, andrete a chiudere le arancine, come vi ho fatto vedere, no? Con della lega, io la lega la faccio, ve l'ho fatto vedere, acqua e farina, non vado a utilizzare le uova, e comunque vado a fare la paratura con una mano pulita per le vostre per panare le arancine, io vado a una mano pulita perché servirà a panarla, e l'altra a bagnarla. In questo modo avete sempre, guardate qui dentro, no? Guardate pure, la mollica sempre pulita e asciutta, non andate a fare dei grumi, e avete comunque un risultato così. Quando andate in un locale e trovate l'arancina piena di grumi, di mollica lì attaccata, ragazzi, quello è un veleno che vi stanno dando, perché quella è una mollica sporca, magari di tanti anni prima, hanno lasciato nella mollica questi pezzetti di questi grumi, no? Questi grumi, no, che non sono andati neanche a filtrare, voi li mangerete. L'olio, assicuratevi che l'olio è caldo, utilizzate sempre una paletta con i buchi per evitare di bruciarvi, e andate a calare le arancine direttamente lì. Perciò, ora è giusto leggere, vuolesi, che andremo a fare la prova assaggio. Guardate qua, questo è uno e questo è due. Vedete, guardate che bontà. Vediamo. Buona. Wow. Questa è una bella carne. Guardate. Bella, panata, fritta. Al modo giusto, vedete? Dentro esce il fumo, vuol dire che è calda. Altro che la gallizza. Ciao a tutti, auguri a tutti di buone feste. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Un abbraccio alla mia mamma, un saluto alla mia mamma. Ciao e grazie a tutti. Poi chiudi, Paolo.